nostra lezione su quello che è. Ops, aspettate un attimo. Avevo uno schermo di troppo. Oh, ti prego, torna tra me. Ecco, attenzione, adesso ci siamo, per davvero. Dunque, dicevamo, ah sì, forse scusate, ieri il sistema di conduzione del cuore, non ve lo, vabbè, ve lo butto lì velocissimo, poi iniziamo con il muscolo liscio. Comunque, avete visto che i cardiomiociti si contraggono spontaneamente, no? Abbiamo visto che si contraggono spontaneamente e che e però sappiamo tutti benissimo che la contrazione deve essere regolata e coordinata, cioè devono contrarsi tutti insieme. Abbiamo visto che ci sono delle giunzioni gap, quindi sappiamo che eventuali, le abbiamo anche viste, potenziali d'azione possono tranquillamente attraversare queste popolazioni. Ecco, però appunto, per metterli in fase, quindi battere il ritmo, fare in modo che battano tutti il ritmo nello stesso tempo, esiste nel cuore una popolazione, in realtà due popolazioni di sempre cardiomiociti, il cui però battito, diciamo così, è dominante. Si tratta del nodo seno-atriale e poi quello atrio-ventricolare, ma non importa, non c'è scritto, ve lo dico io, ma poi non è importante perché non ve lo chiederò mai all'esame. Comunque, queste zone sono zone che appunto hanno un battito dominante, cioè sono loro che hanno il ritmo più forte, hanno questa questa oscillazione, no? Nel potenziale di membrana che è dominante rispetto a tutti gli altri. E da questi punti poi la contrazione, cioè il messaggio di contrazione, sempre dei potenziali d'azione in realtà, si propagano attraverso delle fibre muscolari modificate, in cui semplicemente la parte contrattile è meno sviluppata, sono più chiare, si vedono anche nel preparato che vi ho fatto vedere, corrono nel setto, ma poi dopo si diramano. Comunque, essenzialmente, appunto, attraverso queste fibre modificate, l'informazione di contrazione corre veloce come correrebbe veloce in un assone. Utilizzando potenzializzazione d'onde elettriche. Quindi semplicemente qui non si tratta come nell'assone di un unico lungo filo o nella fibra muscolare scheletrica di un'unica lunga massa citoplasmatica, ma qui di tante piccole masse citoplasmatiche unite tra loro da giunzioni gap, in cui però appunto il potenziale d'azione corre fluido e felice da una cellula all'altra. Evviva! Allora, detto ciò, e quindi adesso la questione del potenziale d'azione, spero che vi sia chiara, insomma, ci ragioneremo ancora. Quindi, detto ciò, possiamo iniziare col tessuto nuovo, il tessuto muscolare liscio. Che cos'è il tessuto muscolare liscio? È il tessuto forse il più antico, in effetti chi lo sa, magari prima o poi mi convincerò a iniziare dal muscolare liscio invece che finire dal muscolare liscio come tipicamente si fa sui libri di testo. Perché in effetti questa è la forma probabilmente più antica di muscolo e che non vuol dire che non sia specializzata, però diciamo è anche dal punto di vista della specializzazione il tipo di cellula che più rassomiglia in un certo senso alle cellule che conoscete, no? Alla cellula generica che non esiste, esiste solo sui libri di testo che avete visto durante appunto lo studio della citologia. E appunto si tratta di cellule capaci di contrarsi, ma guarda un po', ne abbiamo viste un sacco di altre, forse tutte le cellule sono capaci di contrarsi, ecco che però appunto si sono specializzate in questa contrazione e si tratta di muscoli involontari e la loro caratteristica però, che vediamo in questo schema, no? Che forse lo raffigura meglio, che avevamo già visto forse anche, è quella di contrarsi con delle contrazioni più lunghe e durature. Quindi sono in grado di tenere la contrazione e sono le contrazioni che possono essere molto potenti, molto forti. Immaginate l'utero, d'accordo? Durante il parto, quando sputa fuori questo pupetto, pam, e lo fa con grande forza, cioè far uscire un bambino, come abbiamo visto in tutti i film e sceneggiati televisivi possibili e immaginabili,
richiede molta energia e questa energia appunto l'utero è in grado di produrla, quindi è un muscolo che può produrre forza, quindi non è più morbido, però questa forza è proprio la cinetica della produzione di questa forza che cambia, perché appunto la contrazione emerge più lentamente, tensione, tempo, quindi a parità di tensione. Chiaramente questa tensione viene ottenuta in maggior tempo. È un muscolo più lento, no? Che viene anche da tempi passati in cui tutto procedeva più lentamente, come abbiamo visto con la nostra amica Idra. E quindi un muscolo in cui appunto la muscolatura, no, in realtà la muscolatura lì sì è liscia, ma non è proprio così. Ma noi infatti lasciamo, cancelliamo. È però una muscolatura che ha questa dinamica molto più lenta e però appunto raggiunto il massimo della tensione, è in grado di mantenere questa tensione. Quindi tutta la fatica fatta per arrivare a quell'accorciamento, non so, immaginate se abbiamo una carrucola, no? Che tiriamo su una corda, tutta la fatica fatta per creare questa tensione, a un certo punto potessimo in qualche modo bloccarla, fermarla, no? Interazione tra attina e miosina, ok, va bene così, ferma lì. E rimaniamo così, non abbiamo più lo sgancio, ma abbiamo la possibilità di quindi avere una contrazione che procede molto più lungo, quindi non avremo più il sarcomero, ecco, no? Immaginiamo filamenti di attina che possono scorrere tra di loro molto più lungamente, e poi a un certo punto probabilmente la capacità di bloccare, di fermare questa contrazione e mantenerla. Quindi contrarsi molto di più, quindi in termini proprio dimensionali, immaginate anche l'onda di contrazione, la peristalsi intestinale, quanto no, si può stringere fino a quasi ridursi o chiudersi completamente il diametro. Quindi possiamo ridurre, qui non c'è in questo schema, questo è solo con tensione nel tempo, però anche l'entità, e quello non ce l'ho uno schema per farvelo vedere, della contrazione è molto maggiore rispetto a quella del muscolo scheletrico. E qui, per esempio, c'era questo schifezzissimo blob che vi avevo fatto vedere. Questo credo che sia il fondo dello stomaco, in realtà non lo so esattamente quale punto dell'intestino sia, però vedete appunto questa capacità che ha. Che hanno, diciamo, il tubo digerente o i tessuti del tubo digerente, che adesso vedremo, di stringersi fino a quasi a occludere la cavità. E questo lo fanno appunto grazie a delle fasce di muscolo liscio che corrono intorno a tutti i muscoli, a tutte le porzioni del cavo digerente, sì, cavo digerente, buono, del tubo digerente. E questo preparato lo conoscete a memoria, vero? Aspettate che accendo la chat. Chattate con me. Pronto? Buongiorno. In effetti io non ho ancora ricevuto neanche un ciao. Siete lì? Mi vedete? Avete già visto questo preparato? Conoscete questo? Buongiorno, grazie Marta. Ok, siete lì. Oh, meno male. E non si sa mai, uno dice, magari l'università, l'umanità è morta, sono morti tutti. A questo punto potrei anche risparmiare la fatica. Intestino, esatto, bravissimi. L'abbiamo già visto. E quindi orientiamoci un attimo. Questa parte centrale, quindi qui ci sarà la cavità, questa parte centrale trattasi di un tessuto che avete già visto mille volte, proprio su questo preparato. Questo, se non sbaglio, è di macaco, non mi ricordo più. Epiteliale, no? Quindi questi sono i villi intestinali. E qui vedete, lo vedete molto spesso, si tratta di appunto un tessuto monostratificato, ma che corre intorno a dei villi. Adesso vediamo se riusciamo, dovrei aver aggiornato il link stavolta, quindi dovrebbe funzionare tutto. Sì, il link funziona, adesso dobbiamo vedere se funziona la mia rete. No, ti prego, non oggi, non adesso. Eccoci qua, ok, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Allora, quindi, questa è la porzione, quindi qui avete la porzione di epitelio, poi ci spostiamo dall'epitelio. C'è anche qualcosa che fa un rumore assurdo che non capisco. Il mio CPU.
Un attimo che cerco di capire. Escape, no? 10 anni fa. Ok. Allora forse qualcosa, vediamo se adesso la faccenda migliora, ma insomma, con la rete così così, però col computer dovremmo andare meglio. Allora, quindi qui abbiamo l'epitelio con poi. No, non andiamo tanto bene, questa cosa qui è veramente un dramma. Quindi qui abbiamo l'epitelio, scusate. Qui abbiamo uno strato di connettivo un po' no, perché non mi carica la foto successiva della piramide. Comunque, qui abbiamo uno strato connettivo un po' più lasso. Ok, poi proviamo ad orientarci nella parte più esterna. Quindi questo è un connettivo più lasso. Qui abbiamo testute. Che cosa ci aspettiamo che ci sia nella copertura più esterna dell'organo intero, giusto? Quindi qua adesso lo faccio incasinarci dentro, non posso andare, in questa parte più esterna che copre tutto, lo vediamo anche un po' qua. Cosa ci aspettiamo che ci sia? Che tipo di tessuto? L'abbiamo visto dovunque, su tutti gli organi. Esatto, capsula è quello che abbiamo chiamato per le ghiandole. In questo caso non la chiamiamo capsula, però appunto è una sicuramente connettivo denso, ha un nome, adesso non mi viene in mente, comunque è uno strato del peritoneo, che sarebbe la membrana che avvolge sì, è lo strato fibroso, un pezzo di peritoneo, adesso non ve lo so dire esattamente, non sono bravo in anatomia. Comunque, quindi un connettivo fibroso denso che conosciamo bene, che abbiamo già visto su tutti gli organi. Ed è sempre lui, eccolo qua. Adesso vediamo che ce lo carichi. Poi al di sotto, quindi questo ci permetterà anche un po' di distinguere, no? Vediamo che sono entrambi eosinofili per questo ingrandimento. Porca miseria, ti prego. Mentre quello che. Quindi vediamo che sono entrambi eosinofili, ma dovremmo provare a riconoscere quelli che sono. Io questa parte qui la raccontavo tutta sul preparato, non credo neanche di avere troppe immagini. Abbiamo qualcosa, ma non è il top. Sarebbe questa un'immagine tipo questa qua. Adesso vediamo se la carica. No way. Oh Dio. Fai questo? Vediamo ancora un secondo, fatemi provare, perché qui in effetti io volevo raccontare, poi sì, ci sono delle immagini alternative, poi al limite ve le andate voi, un attimo, non possiamo farla troppo lunga. Allora, aspettate un secondo. Non ci riesco, va bene. Allora. Vediamo se adesso ricaricando sembra andare un po' meglio. Non mi sembra proprio. Accidenti, vabbè. E allora proverete a vedervelo voi. Di fatto, quello che io vi avrei fatto vedere, però con un po' più di, ecco, con una osservazione un po' più attiva, ok? Comunque era la presenza appunto di un strato di connettivo, tra l'altro qui c'è anche questo mesotelio che appunto è caratteristico del peritoneo, quindi c'è questa membrana sierosa che però ha una parte di, c'è uno strato diciamo di connettivo più spesso, questo assomiglia se volete a quello che abbiamo già visto per il cuore, quindi quando vi ho fatto vedere il pericardio, no? Questo è il peritoneo. Ok, però al di sotto di questa membrana, quindi connettivale, vediamo appunto due strati di un tessuto che è molto rosa, quindi molto proteico, ci sono delle proteine molto eosinofilo e in realtà qui vediamo bellissimi due strati, giusto? Uno in cui, e lo riconosciamo bene dai nuclei, le cellule sono tagliate longitudinalmente e poi un altro in cui invece le cellule sono chiaramente tagliate trasversalmente, d'accordo?
Ed ecco che qui riconosciamo molto bene la morfologia, o comunque vediamo tutto quello che potevamo vedere, come se fossero le proiezioni ortogonali, no? Nella lezione di tecnica, e vediamo bene le cellule, vedete qua. Allora, però cerchiamo di capirci un attimo. Questo si capisce che è cellulare? Non so, non sarebbe stato semplicissimo. Qui si tratta di farsi l'occhio, e con quel preparato avrei voluto provare ad aiutarvi in questo, ma potete anche fare da soli. Quindi qui si tratta di farsi l'occhio e capire che questi non sono fasci di fibre collagene, quindi questa non è proteina extracellulare, ma queste sono cellule. E quindi di riconoscere che questi piccoli spazi bianchi sono probabilmente le separazioni tra le cellule. Ok, poi anche di capire un po' com'è fatta la singola cellula, io ve l'ho fatta già vedere, no? Il singolo elemento cellulare. Si tratta di cellule in genere molto allungate, proprio lunghe, 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 con gli stuzzicadenti che hanno il nucleo al centro. E quindi qui vediamo appunto una serie di nuclei, qua e là, no? Però poi ci possiamo bene immaginare che esista una parte della cellula che non ha il nucleo. E in effetti, tagliate trasversalmente, vediamo in alcuni casi un bel cerchietto con in mezzo il nucleo, no? Proprio perfetto. Quindi l'abbiamo presa al centro della cellula, qua, zap. Abbiamo preso la cellula. In altri casi il nucleo non c'è, ma perché non ci sarà, no? Il nucleo in alcuni di questi cerchietti? Perché probabilmente abbiamo beccato una parte della cellula in cui non c'è il nucleo, no? Che va davanti o dietro. E quindi, anzi, dal punto di vista probabilistico, sembra evidente che è molto più probabile beccare la parte della cellula dove non c'è il nucleo rispetto alla parte dove c'è il nucleo. Quindi non ci pare neanche troppo strano che la maggior parte di queste strutture circolari, no? Di queste cellule che vediamo, di queste sezioni di cellule, non abbiano il nucleo. Boh, tutto a posto. Quindi, tutto sommato, ci stiamo facendo un'idea. Abbiamo queste cellule, le vedete, no? Abbiamo le due proiezioni, quindi le vediamo sia per lungo, poi le vediamo in sezione trasversa, quindi questi sono dei piccoli aghetti. Io ve l'avevo fatta vedere, ovviamente. Se lo dissociamo è ancora meglio, no? Ormai siamo diventati bravissimi noi a dissociare le cellule, giocare con i meccanismi di adesione e spetasciare tutto, rovinare il collagene e tirar fuori solo la cellula viva e vedere che facciamo. E appunto, vediamo tra l'altro, attenzione, questo è un altro elemento da tenere a mente, che se li dissociamo comunque mantengono la loro forma. Quindi c'è qualcosa di autonomo, nel mantenimento di questa forma ad aghetto. Bella lunga. Dopodiché, appunto, l'organizzazione del tessuto, quindi la singola cellula come degli aghetti sottili, e poi l'organizzazione del tessuto invece con delle fasce di muscolo, quindi di cellule, orientate tutte nello stesso senso. Allora potete ben immaginare a questo punto, quindi qui, vabbè, adesso ve l'ho fatto vedere, quindi c'è una fascia che corre, no, longitudinalmente, quindi parallelamente, no, all'asse dell'intestino, e c'è un'altra fascia invece che corre radialmente. E che cosa succederà quindi quando si contraggono queste cellule, le cellule di questo strato di muscolo? Cosa succederà al lume intestinale quando queste cellule si contraggono, quelle della fascia radiale più interna? Si restringe, ok? Chiudiamo il tubo, mentre quando si contrae, no, la parte, diciamo, parallela, no, all'asse del muscolo, quindi quello che si chiama longitudinale come strato di muscolo, allora in quel caso avremo invece un restringimento, d'accordo? Quindi questo strato che si chiama circolare in realtà, se volete l'anatomia, però in realtà a noi non interessa tanto l'anatomia qui, comunque. Questo strato circolare, quando si stringe, fa chiudere il tubo, l'altro invece restringe, no? Lo tira in avanti e indietro. Ok, e questo è il modo in cui vi dirò si muove Idra, e che in effetti forse, esatto, forse l'evoluzione degli organismi è iniziata proprio da qui, Un tubo intestinale ricoperto da un ectodermo. E va bene, ma ecco, ci sono una serie di elementi che ci rimangono così un po' ancora dubbi nel guardare questo preparato per capire come sono fatte queste cellule, come sono organizzate tra loro. E uno di questi elementi è l'adesione cellulare.
ne dite? Viste così, queste cellule aderiscono tra di loro oppure no? Cosa succede quando si contrae quello più interno? Quello più interno, questo qui, che sarebbe la fascia circolare, e si restringe il lume del tubo, perché tu accorci il diametro, no? E quella e corre lungo il diametro e disegna proprio il diametro, tu accorci il diametro e quindi restringi il diametro del tubo. Ok, ma allora qualcosa che ci rimane da così investigare o cercare di capire, di scoprire, è l'adesione cellulare. Cosa ne dite? Queste cellule aderiscono tra di loro oppure no? Difficile, è da dirsi in microscopia ottica. Visto così, verrebbe da dire di no, giusto? Si vedono degli spazi e questi spazi saranno riempiti da tessuto vario. E allora vediamo se Histology Guide oggi va meglio. Questo è un altro preparato. Lì ci chiudiamo, non ti preoccupare, lo conosco. No, non è un sito pornografico. Allora, Porn Cell. Guardate che roba, eccolo qui, le cellule a nudo. Morte, Madonna, che cosa orribile. Allora, veramente questa è una perversione pazzesca di voler guardare queste cose qua. È dentro il corpo nudo e morto, Madonna, ma che perversione. Pervertiti, vergognatevi. Ok, allora, questo che state vedendo, opla, mettiamo la tutta pagina, ecco, questo va. Quindi forse in realtà qui avevamo proprio un problema di sito. Forse non sono io il problema, meno male. Sono lo. Ah no, ecco, bastardo. Adesso funziona. Maledetto. Comunque, questo è molto bello questo preparato. Quindi vi pregherei di provare a buttarci un occhio. Ecco, lo sapevo, capito? D'un tratto, guardate un po' questo, eccoci qua. Quindi, in realtà, quello lì che vi ho fatto vedere è semplificato, se volete. Come preparato, chiaramente, perché abbiamo scelto il punto giusto, eccetera, eccetera. Qui bisogna un po' andarseli a cercare e fare un po' di esplorazione. Però penso che rivedrete tutte le cose che vi ho detto. Quindi il concetto è assolutamente lo stesso. Quindi qui c'è questo strato fibroso, però anche di provare a riconoscere la differenza tra quello che è il tessuto. Qui vedete, questo è molto più spesso di quello che vi ho fatto vedere là, perché appunto quello credo che sarà un topolino, un animaletto piccolo, mentre questo è un primate, adesso non so se è un uomo, forse si vede anche il mesotelio, vedete qui c'è questa, eccolo qua, sì, si vede anche l'epitelio. Quindi c'è una parte mesoteliale, una cavità che è la cavità peritoneale, che è ricoperta da questo liquido, poi lo strato di connettivo, con i fasci di fibre di connettivo, e qui tutta questa massa di cellule muscolari. Vabbè, però più o meno le osservazioni le abbiamo già fatte, quindi chiudiamo che se no ci ruba la banda e andiamo a vedere sempre in un animaletto piccolino, anzi piccolissimo, dove però si vede tutto, quindi in miniatura. Una miniatura presa da un qualche animaletto miniaturizzato, che se volete possiamo anche provare a vedere chi è. E chi sarà? Ci sono, no? C'erano le informazioni, eccoci qua. Tissue unknown. E vabbè, allora ce lo immagineremo, chi potrebbe essere? Non lo so chi potrebbe essere. O quale organo anche potrebbe essere. Comunque, diciamo così, una versione miniaturizzata di quello che avete visto. Per esempio, questo vedete è il mesotelio, quindi questo è l'epitelio che delimita verosimilmente la cavità peritoneale, e questo è questo strato di connettivo che a malapena qui si riconosce, no? Lì erano fasci di fibre giganti. Questa cosa della scala e delle proporzioni in natura è una figata, no? È incredibile come questo modello si sia potuto con poca variazione, semplicemente aumentando il numero degli ingredienti, scala da una cosa minuscola, da un micro topolino a una balenottera azzurra. Ecco, comunque ancora non è che andiamo proprio alla grande come connessione. Ecco, però qui lo riconoscete, chi è? No, mi perdo, eccolo qua. Però se rimaniamo a questo ingrandimento ce la facciamo. Mi riconoscete che cosa sono tutti questi pallini neri? Ditemi un po', Quindi questa è la cavità peritoneale, questo è questo mesotelio, qui abbiamo quello strato di fibre che era molto grande, che vi facevo vedere all'inizio, qui è un piccolo straterellino con qualche
fibrilla, però si vedono le fibrille perché hanno questa caratteristica, forma tonda, a volte sono più scure, a volte sono più chiare, dipende un po' da come è stato fatto il preparato. Ok, e queste saranno cellule sezionate come? Sezionate trasversalmente. Ok, quindi le vediamo, no? Immaginate l'aghetto, abbiamo proprio fette di salame, evviva! E aderiscono tra loro le cellule. Aderiscono tra loro? No, ok? No, o almeno nella maggior parte dei casi no. È fighissima questa cosa qua. E tra l'altro, vedete, queste sono cellule che probabilmente sono cicce, d'accordo? Sono rigide, sono piene, sono dense. Lo vedete come sono nere, sono dense? Quindi possiamo anche già immaginarle un po' più solide, come tipo di cellula. Quindi sono degli aghetti, sono veramente degli stuzzicadenti. Non duri come il legno, ovviamente, però più rigidi, ok? E questa si intravede anche, no? È bellissimo come proprio rimangono questi spazi. Questi spazi che qui non si è tanto conservato, ma verosimilmente conterranno che cosa? Cosa ci aspettiamo? Poi vi faccio vedere l'immunoistochimica, però se aveste un anticorpo da provare, che cosa vorreste provare qua? Che anticorpo vorreste provare per vedere se vi colora questo spazio? Il collagene 4, grazie Ruggero, esatto, anche il collagene 1, assolutamente. Io me li aspetterei entrambi, anzi vi dirò, infatti ci sono entrambi. Quindi una lamina basale, queste cellule non aderiscono tra di loro, ma aderiscono ad una stessa lamina basale. Quindi lo schema, che poi si è evoluto, si è moltiplicato, si è specializzato, si è complicato nel muscolo scheletrico, in realtà più o meno è abbastanza quello. Quindi singole cellule, magari sono fuse in mille, che hanno una lamina basale, tutte insieme aderiscono alla stessa lamina basale. E stringendo questo scheletro, quindi muovendo i fili di questo grande spettacolo di burattini, riusciamo a contrarre l'intera struttura. E questo è fondamentale, quindi di nuovo nel muscolo l'aggancio con la matrice extracellulare. Tirare il connettivo, questo è quello che il muscolo sa fare proprio, proprio bene. Molto bene. E quindi qui, eccole qua, qui le vediamo anche un po' di queste fibre collagene che si trovano in questi spazi a cui si agganciano le cellule. Molto bene. Però effettivamente attenzione, se guardiamo con attenzione, ma vi prego, anche avendo quel minimo di aiuto, possibilmente dalla banda, stiamo aspettando la banda, vi prego, perché o che tu mi hai lasciato, lo sai, tu sempre amato, banda! Voi non sapete chi è la banda Cavallero. Sì, perché tu mi hai lasciato, dai, banda, perché mi hai lasciato? Niente da fare. Va bene, non riesco a convincerla a farci vedere chiaramente che cosa c'è qui, porca miseria, dopo ci serve invece. Però ecco, se fate attenzione, noterete che in realtà queste cellule, è vero che sono agganciate alla matrice extracellulare, ok? Quindi questo è il punto in cui eserciteranno probabilmente la forza, però comunque mantengono dei contatti tra di loro, cioè non sono isolate le cellule no? L'avevamo vista questa cosa, le cellule del muscolo scheletrico sono un unico enorme sincizio, le cellule del muscolo cardiaco mantengono comunque ampie connessioni e vi dirò anche queste cellule del muscolo liscio mantengono delle connessioni. Questo forse non è vero per tutti i muscoli lisci, ma questi, se volete, sono dei dettagliucci. Nella maggior parte dei casi, assolutamente sì. Quindi, se vediamo, qui ci sono dei punti di contatto. Punti di contatto in cui, tra l'altro, le membrane, no way, non ce la possiamo fare, maledizione, le membrane sono molto vicine tra di loro. Quindi, c'è una stretta adesione. Che tipo di giunzione sarà mai questa? Immaginate una giunzione solida, in effetti nel caso potrebbe anche essere, eh? Però ecco quello che voglio farvi notare è che in realtà no, non lo è, accipicchia, non riesco, potremmo provare a vedere se ne troviamo un'altra da qualche parte, no, però a un certo punto avremo bisogno e le possiamo vedere anche nel taglio longitudinale. Questi punti di adesione,
In effetti, qui ce n'è uno forse. In genere sono più testa coda, ma non sono frequentissimi. Ecco, qui ce n'è forse un altro. E basta, qui ce n'è qualcun altro così. Oddio, guarda chi c'è! Voi questo non sapete chi è, ma segnatevelo per favore, questo coccodrillo che sta entrando, che si sta tuffando in questo mare di muscolo, perché questo è un tessuto che vedremo tra brevissimo. Guardatelo un po', ricordatevi questo coccodrillo perché lo rivedremo. Allora, e tra l'altro è interessante, vabbè, ve lo dico, sapete chi è questo? Questo è un nervo. La presenza di un nervo immesso a questi muscoli anche ci dice qualche cosa sulla sua fisiologia. Allora, comunque, non sono riuscito a farvelo vedere, porcaccia la miseriaccia, qua, ma il concetto era che abbiamo un'adesione che non è solida, non sono giunzioni aderenti, non sono desmosomi, trattasi di giunzioni gap. Quindi, attenzione di nuovo. La contrazione dal punto di vista funzionale, queste cellule devono contrarsi tutte insieme e quindi ha senso che o c'è qualcuno che uno per uno dice di contrarsi e vi dirò in realtà questo caso è più raro ma esiste, oppure, e questo è il caso che state vedendo qui ed è anche il più comune, le cellule condividono tra di loro i citoplasmi, quindi lo stato dei citoplasmi e magari anche della depolarizzazione a livello della membrana, o in realtà in questo caso più che depolarizzazione della membrana c'è anche, ma si tratterà, adesso lo vedremo, di alcuni messaggeri intracellulari che comunque regolano la contrazione, quindi in modo che la contrazione possa essere coordinata. Quindi i loro citoplasmi sono in comunicazione, quindi ci sono dei meccanismi di adesione, ma non sono legati appunto a tenere insieme le cellule, che invece sono saldamente agganciate tutte alla stessa rete di tessuto connettivo. Ok, l'altro elemento su cui vorrei porre la vostra attenzione, si vede meglio forse nelle uffa immagini in sagittale, e se qui il programma non ci aiuta, andremo per conto nostro. Oh, ci picchia. Vabbè, non so se eravate riusciti a vederlo, ma potrete anche guardarlo per conto vostro. Il citoplasma, è che in realtà a forza di fare così, dopo un po' lui si perde. Comunque, nel citoplasma, delle cellule, che cosa riconosciamo? Un sacco di mitocondri. E qui, porca miseria, ci sarebbero un sacco di filamenti. Vabbè, ma vediamo se ho delle immagini. Di microscopia, questo è uno schema, non è proprio il massimo. Ecco, vabbè, dai, utilizziamo. Quindi, qui scusate, ci sono alcune cose che vi ho già fatto vedere, no? Quindi ci sono dei contatti e dei contatti in cui troviamo delle gap junction. Capite che guardare questi due pezzi di, non lo so, queste due code di pesce, ha il significato che volete nel momento in cui ha un significato nel momento in cui avete visto il preparato per davvero, altrimenti questi appunto sono due code di rettile appiccicate con l'attac da un bambino rispettoso. Ok, mentre se andassimo a vedere, e vediamo prima il preparato e dopo lo schema, grazie, se andassimo a vedere appunto il citoplasma, che cosa riconosceremmo? Riconosceremmo soprattutto una struttura molto filamentosa. Vediamo tanti filamenti, tante strutture filamentose, giusto? Le vedete qua? No, c'è qualcosa di molto filamentoso che corre all'interno della cellula, più alcune strutture più dense e più spesse, d'accordo? Allora, no way, non va. Peccato questa cosa perché è bellissimo. Questo preparato è fighissimo per far vedere questa cosa. Ecco, qui si vede la gap junction, qui vedete ci sono i filamenti, ma no way, non riesco proprio a venirne a capo. Sembra proprio lento. Suo ci becchia. Vabbè, e allora anche questo io vi consiglio, ma vivamente, veramente, ragazzi, di andarlo ad esplorare per conto vostro. Comunque, riconosciamo questa struttura filamentosa con all'interno tutte queste macchie nere, vedete, che vengono chiamate corpi densi. Allora, e vediamo di capire quindi come potrebbe essere organizzato il citoscheletro e la contrazione in queste cellule. Che cosa saranno questi corpi densi?
Secondo voi, avevo preparato un book club, ma non abbiamo tempo di andare, quindi fatemelo voi in chat, ditemi in chat. Secondo voi, la natura molecolare, vabbè, questi filamenti molto molto sottili, noi immaginiamo che si tratti di, quindi la struttura a filamenti, la parte filamentosa che si trova nel citoplasma, no? Sono dei filamenti sottili, se volete, nello schema. Qui si vedono così. Actina, esatto, trattasi di microfilamenti. Sono quelli più sottili. Dovreste avere dei microtubuli, dei filamenti intermedi per poter fare il confronto, ma vi dirò, sono molto caratteristici. Sono proprio filamenti di actina. Sono loro. E sono organizzati come dei filamenti. La particolarità rispetto ad altri tipi di cellule, qual è? Che li troviamo in profondità, quindi non si tratta di filamenti associati alla membrana, stress fibers, comunque insomma al di sotto della membrana o associati alla membrana plasmatica. La particolarità qui è che appunto li troviamo anche in profondità, c'è un bello strato, no? Come se questo strato perimembranale si fosse inspessito, e fosse diventato spessissimo. Qui vedete, qui c'è del citoplasma, no? Ma guardatela questa cosa, perché è proprio abbastanza così, rimane un po' in realtà anche a livello della membrana, scusate, sotto la membrana vediamo un po' di qualcosa che ricorda una cellula normale. Quindi, questo che cos'è? Cosa sono questi puntini con queste vescicole? Ormai queste cose le dovremmo avere viste e straviste, no? Che cos'è questo? Il reticolo plasmatico rugoso, d'accordo, forse c'è un po' di liscio, ci sono dei mitocondri, però diciamo, questo sembra il citoplasma di una cellula normale. Qui ricomincia. E in mezzo, e invece c'è questo torrente, questo strato spesso, no? Che si è ingigantito, si è ispessito enormemente di filamenti di attina. Evviva! E poi ci sono però questi corpi densi. Che cosa ci aspettiamo che ci sia invece, ragazzi, nei corpi densi? Vediamo un po', no? Quindi qui, e sono gli ingredienti che tutto sommato forse abbiamo già visto altrove, no? Ci sono questi. Vai, vai, sparatemi tutte le vostre ipotesi. Fate una bella lista. Ognuno mette la sua. Calcio, il calcio non so se è così nero. Alfa-actinina, dice Gibrin. Miosina, dice Ruggero. Dai, dai, più persone per favore mettano la loro idea. Lo so che non è. Dismina, mi piace. Dai, sono tutte buone. Forse quella meno realistica era calcio. Il calcio non so perché dovrebbe essere aggregato così e comunque non lo vedremmo. Un cristallo proprio, pensi tu. Alfa-actinina, grazie Arianna. Dai, qualcun altro, siete in 300. Ne voglio almeno una ventina. Miosina, riserve di molecole da cui ricavare energia. Miosina, glicogeno, l'admina. Chi è la Dmina? È una tua parente? La zia Dmina? Miosina, forse volevi dire Desmina, Davide? Nicole dice miosina. Diciamo che qui siamo tra alfa-actinina, miosina, Desmina, insomma, ci aspettiamo effettivamente qualche cosa che assomiglia alle parti più dense che abbiamo visto già nel muscolo scheletrico. Quindi nel muscolo scheletrico, no? Nel sarcomero abbiamo visto o la miosina, vi dirò qui le ipotesi effettivamente sono due, o è la miosina o è l'alfa-actinina. Quindi l'alfa-actinina, attenzione, quella parte che faceva la banda Z, vi ricordate? La banda Z erano quelle bande in cui avevamo questi filamenti, no, tra cui si agganciavano i filamenti di attina. Ecco, voi chiaramente non è che potete saperlo, ve lo devo dire io, ve lo dico io, la risposta giusta, ecco, anzi in realtà forse in questo preparato, vediamo un po', questo è bellissimo. Questo è un preparato dove questi addensamenti sono più evidenti e quindi si riconosce molto bene. Ecco qua, vedete? Questa cosa qui. Secondo voi, questa roba qua, no? Solo che, uffa, se fossimo riusciti a vedere il nostro preparato, chissà se. Adesso vi faccio vedere, poi ve lo dico, non ve lo dico ancora, voglio vedere se riesco a farvi fare un'osservazione. Ok, sì, dai, un pochino ci riusciamo. Non bellissima, però adesso ci siamo fatti l'occhio sui corpi densi, no? Sono queste cose qua. A cosa assomigliano? Guardate un po' qui. Che cosa saranno queste? Oddio, sì! Incredibile! Forse riusciamo a vedere qualche cosa.
proprio lì dove volevo che riusciste a vederlo. Voilà, ci fermiamo qui. Questi sono corpi densi, d'accordo? Guardate un po', troviamo qualche cosa di simile. Quindi adesso qui siamo in dubbio tra miosina e alfa-attinina. Quindi tra i filamenti spessi, facendo il parallelo con il muscolo scheletrico, e la banda Z, sempre facendo questo parallelo. E guardate un po', ditemi un po', qui in superficie, che cosa vediamo? Cosa saranno questi inspessimenti? Secondo voi, dai, ditemi un po'. Vedete qui sulla superficie si vedono degli inspessimenti. Anche qui ci sono i numerosi ponti, no? Sono al di sotto della membrana. Cosa potrebbero essere? Adesioni focali, assolutamente sì. Agganci alla membrana. Questi sono sistemi di adesione. Non direi emidesmosomi, però insomma. Sì, potrebbero essere anche emidesmosomi, anzi, assolutamente sì, però si tratta di probabilmente adesioni alla membrana, scusate, al collagene extracellulare. Quindi abbiamo detto che queste cellule si agganciano, no? a questo tessuto e lo tirano. E come fanno? Lo fanno attraverso dei sistemi di adesione. Ecco, adesso vediamo un po' questi sistemi di adesione. Anche loro sono un po' più scuri, giusto? E tutto sommato ritorniamo indietro. Oplala. Quindi qui c'è qualche cosa che potrebbe somigliare, no? A quello che sono qui, non si vedono tanto bene, sarebbero qua, ma che potrebbe assomigliare a questi sistemi di adesione, ma più in profondità. Ok, e quindi a questo punto ve lo svelo io. Non si trattava della miosina, trattasi di alfa-attinina. Quindi quella molecola che avete già visto, appunto, proprio associata ai sistemi di adesione e che si spostava in profondità nella cellula muscolare per agganciare questi filamenti di attina che sono finiti in profondità. E qui succede la stessa cosa, cioè il filamento di attina da solo, non, cioè sì, può essere fatto correre di qua e di là dalla miosina, quindi la miosina può spostare filamenti di attina, il suo mestiere, no? Filamenti di attina li spostiamo in là, li spostiamo in qua, li prendo, li fa girare. Però questi filamenti di attina da qualche parte dovranno agganciarsi per poter fare in modo che si stringa la cellula, no? Altrimenti stiamo solo spostando dei filamenti di attina all'interno della cellula. Quindi in realtà esiste all'interno della cellula un reticolo tridimensionale e per farvelo capire, in realtà qui non basta la singola sezione, dobbiamo fare una ricostruzione tridimensionale e quindi qui abbiamo bisogno di uno schema per forza, però esiste un reticolo di questi corpi densi che sono fatti appunto però proprio di alfa-actinina, quindi che legano i filamenti di actina e quindi agganciano, fanno da aggancio ai filamenti di actina e in questo modo quando facciamo scorrere i filamenti di attina, no? Le tiriamo da una parte, tiriamo dall'altra parte, ovviamente il filamento di attina deve essere agganciato solo a uno dei due, quindi facciamo scorrere uno rispetto all'altro questi filamenti di attina, ecco che, no? E aspettate, vediamo se riusciamo, perché questo è proprio un punto cruciale, no? Quindi abbiamo un filamento di attina, no, non può essere così spesso. Vabbè, allora aspettate. Abbiamo una banda spessa fatta così, d'accordo? Poi abbiamo un filamento di attina che corre in qua, un altro filamento di attina che corre in qua. Questi sono i siti di aggancio, d'accordo? Vediamo che siano evidenti. Quindi, chiaramente, se qui mettiamo delle molecole di miosina che stringano, no? Che spingano uno rispetto all'altro, qui fa schifo questo disegno, non si riesce. No, devo trovare un modo di fare la penna più sottile. Non so se esiste, ma comunque, probabilmente sì, ma non ho capito, sono ignorante. Perdonatemi. No, niente. Vabbè, non importa. Comunque, quindi se facciamo correre però, no, un filamento rispetto all'altro, avvicineremo queste due che non chiameremo bande Z in questo caso, perché l'organizzazione non è così regolare. Ma volutamente, se volete, non è così regolare, no? Perché la banda Z ti permette di fare un accorciamento che ha quella dimensione. Qui invece l'accorciamento è molto, molto più esteso, no? Cioè molto più ampio, c'è molto più margine. Ok,
Quindi però il concetto è lo stesso, filamenti di attina agganciati a qualcosa, agganciati all'alfa-attinina, e quindi in questo caso una rete di addensamenti di alfa-attinina. In realtà in questi corpi densi, appunto, come era per le bande Z, non troveremo solo l'alfa-attinina, ma troveremo poi anche dei filamenti intermedi, quindi non so se è sempre la desmina. In realtà questo forse nel muscolo liscio cambia un po' a seconda dei tipi di muscolo. Non mi ricordo se si chiama sempre desmina, vi dirò, forse sì. E però appunto questo, qui troveremo anche dei filamenti intermedi, e poi il tutto ovviamente in comunicazione con che cosa? Con la membrana plasmatica e con i sistemi di adesione, perché ricordiamoci, la cellula tira la membrana, uffa, tira l'involucro connettivale che la ricopre. È quello che deve tirare, perché l'involucro connettivale è una rete che va ben oltre la cellula. Quindi la cellula tira delle corde, e sono queste corde poi che faranno stringere il tutto. Evviva! Quindi, ok, spero che questo sia chiaro. C'è soltanto un problema in questo schema. Il filamento spesso dov'è? Queste strutture simulano i sarcomeri. Non è che lo simulano, no? La simulazione è quando tu fai l'imitatore di qualcun altro. Semmai è il contrario, è il sarcomero che simula questo, o lo ha modificato, non è neanche una simulazione. Però, diciamo, funzionano come funzionano in generale, come funziona in generale lo scorrimento di filamenti paralleli di attina, quindi filamenti che possono correre uno rispetto all'altro, nel restringere una cellula. Soltanto che invece che farlo solo a livello della membrana, qui questo effetto, no, di restringimento coinvolge l'intero citoplasma, tutta la massa, tutta la cellula. Quindi chiaramente aumentando anche la forza che può essere generata da tutta questa massa di miosina e di attina. Ok, rimane però un piccolo elemento, il motore, perché i filamenti di attina sono lì, ma sappiamo che ci vuole la miosina. No, non sono di miosina, Silvia, sono di alfa-actinina. Questa è l'alfa-actinina, cioè quelle molecole che abbiamo già visto l'altra volta, a cui si agganciano i filamenti di attina. Adesso ci arriviamo. La miosina però serve anche lei, giusto? E se qui andiamo a vedere, allora, questa è la banda Z, questa è la banda I, o comunque diciamo questi sono i filamenti di attina, e la miosina dov'è? E la miosina, i filamenti spessi? Cioè ci vogliono dei filamenti spessi che siano qui in mezzo ai filamenti di attina e provochino questo scorrimento, no? Di uno rispetto all'altro. E dove cavolo è questa miosina? Allora, la risposta è: la miosina nei preparati normali, così, non c'è. Cioè c'è la miosina, ma non c'è il filamento. Non la vediamo questa miosina organizzata come filamenti, perché questi sono tessuti morti, in genere qui il muscolo è completamente rilassato, quindi qui noi abbiamo dei preparati di muscolo esteso, non era contratto, era esteso. Per vedere la miosina c'è bisogno di trattare in modo particolare, di fissare in modo particolare il tessuto, fissarlo nel momento in cui è contratto, e meraviglia, magia, non c'è trucco, non c'è inganno, c'è solo un sistema intelligente di fissazione, e ecco che compaiono i filamenti spessi. Quindi questa è un'immagine presa in un preparato in cui è stato appunto fissato il muscolo quando era contratto. E quindi qui lo so che bisogna, insomma, un po' farci l'occhio, non è facilissimo, specialmente nella sezione longitudinale, ma fidatevi di me, che mi fido di chi ne ha viste molte di più di queste immagini, e in realtà ormai di un dato ampiamente ben dimostrato. Comunque qui abbiamo i filamenti di attina, però ecco che nel muscolo contratto compaiono delle cose che prima non vedevamo, ovvero questi filamenti spessi. Vedete qua? Questi filamenti più spessi non sono quelle figure irregolari tipiche di queste corpi densi, sono proprio dei filamenti lunghi, lunghi, allungati, regolari,
Queste sono strutture regolari, che in realtà corrispondono a quelli che erano i filamenti stessi che abbiamo visto nel muscolo. E in effetti, in un taglio trasversale, guardate un po', riusciamo a riconoscere a questo punto di nuovo questi filamenti spessi circondati da un numero questa volta più irregolare. Quindi la struttura non è cristallina e precisa come quella che avevamo visto nel muscolo scheletrico, però di nuovo riusciamo a riconoscere una serie di filamenti di attina tutto intorno. E c'è un'interazione, quindi attina e miosina, e questo farà scorrere i filamenti di attina uno rispetto all'altro. Quindi in effetti qui la differenza però che dobbiamo bene immaginarci è che questi filamenti di attina, lo vedremo, non correranno tutti nella stessa direzione come avveniva nel sarcoma. Ma adesso questa cosa la vediamo. Ecco, però il concetto qui qual è? Il concetto è che i filamenti spessi vengono assemblati on demand. Quindi la regolazione della contrazione, forse questo spiega anche il motivo per cui questa contrazione è più lenta. Nel muscolo scheletrico, l'attina e la miosina sono lì, sono vicinissime, stanno per baciarsi, ma non si baciano perché c'è in mezzo la tropomiosina. Questa tropomiosina però si metto e tolgo, interazione, basta, interazione, basta, interazione, basta. Però sono lì vicinissime e la loro interazione è sempre pronta a partire. E questo è il segreto della velocità. Nel muscolo liscio, invece, tutto più tranquillo, un attimo, la miosina dorme. La miosina non viene assemblata se non nel momento critico e specifico. E in effetti, questa miosina, e qui la vedete, assomiglia molto di più alle normalissime miosine che tipicamente, quindi è un'isoforma diversa, e che somiglia di più alle miosine che tipicamente si trovano nelle cellule. Quindi la miosina che avete già studiato con Silvia è organizzata così. Abbiamo due teste, abbiamo la coda, ma ci sono poi le famose catene leggere della miosina, giusto? Le myosin light chains, che mantengono la coda ripiegata, vedete così, no? Quindi finché la coda è ripiegata, non ci può essere l'assemblaggio di queste molecole, sapete, no? Questi sono di nuovo i germogli di soia, simili a quelli che abbiamo visto nel muscolo, anzi, qui in realtà vi dirò, l'immagine è molto più bella. Quindi queste sono i monomeri di miosina, e per vederli così può dire che sono proprio delle proteine giganti, sono molto grosse, e appunto queste monomeri di miosina, però nella conformazione, diciamo così, a riposo, quindi quando non ci sono i segnali di contrazione, li vediamo tutti belli ripiegati. Ecco che però a questo punto c'è un enzima che sono sicuro avete già sentito nominare, che si chiama chinasi della catena leggera della miosina, o in inglese myosin light chain kinase MLCK, che appunto può risvegliare la miosina fosforilando le catene leggere. Abbiamo la possibilità di liberare la coda rilasciata a questo punto può, qui lo vedete prima che succeda, però tutte queste molecole adesso con la coda che è stata rilasciata possono assemblarsi insieme a formare questa treccia, a formare il filamento spesso. Quindi il filamento spesso si assemblerà solo quando la miosina viene fosforilata. Quindi la miosina dorme, ehi miosina, guarda che bella l'attina, è lì, perché non vuoi baciarla? E la miosina dorme. Invece c'è qualcuno che la sveglia. Quindi mentre nel muscolo scheletrico avevamo delle molecole che inibivano la miosina, qui siamo invece un passo più indietro, la miosina dorme e bisogna risvegliarla, d'accordo? Quindi, scusate, la miosina, detto in modo corretto, è in uno stato inattivo e deve essere attivata e viene attivata per fosforilazione. Questa attivazione produrrà l'assemblaggio del filamento. Nel muscolo liscio la tropomiosina è assente? Oddio, questa domanda me la fai, è complicata. Non lo so. Tendenzialmente troponine e tropomiosina credo possano esistere anche in altri tipi di muscolo. È un'ottima domanda, però non sono loro a regolare la contrazione, d'accordo?
Non è quello l'elemento di regolazione della contrazione. In effetti poi ci sono delle vie metaboliche che controllano non solo, anche diciamo lo stato dell'attività funzionale, la funzionalità della miosina anche in questi muscoli. Però ti dirò, non ne so abbastanza, quindi non ti so rispondere esattamente a questa domanda. Però mi sembra un'ottima domanda che forse vale la pena approfondire. Ok, allora però quello che invece dal punto di vista strutturale di differenza importante con il muscolo scheletrico su cui vi prego di riflettere, è che appunto l'organizzazione, no, di questi filamenti spessi nel muscolo striato era con due gruppi di teste della miosina che facevano correre, no, i filamenti di attina tutti nella stessa direzione, cioè diciamo in direzioni opposte però ai due lati della molecola, ai due lati del complesso, no? Di questo filamento spesso. Quindi avevamo queste frecce vi fanno vedere appunto in che direzione. Nel caso del muscolo liscio, invece, noi vogliamo poter avere una contrazione che può essere molto più ampia, dal punto di vista proprio dimensionale, cioè la cellula si riduce di molti più ordini di grandezza. E questo avviene perché appunto le teste della miosina fanno scorrere i filamenti di attina finché ce n'è, cioè finché non si incontra, finché il filamento non finisce, finché non si arriva ad una banda Z. Quindi può essere fatto scorrere indefinitamente. In realtà, ovviamente, prima o poi finisce, si arriva ad una banda Z. Ed ecco qui, quindi, scusate, eccola qui la tropomiosina. Vedi, ho detto una cretinata. Sì, la tropomiosina c'è. Quindi è chiaro che è possibile ancora modulare, ma sicuramente ha assolutamente senso, solo non ero sicuro che fossero le stesse molecole. Ha assolutamente senso che venga modulata ancora la contrazione, quindi l'associazione tra attina e miosina. Ci deve essere un elemento ulteriore di regolazione. Ok. Anche perché a un certo punto, vabbè, però quella è un'altra storia, quella di mantenere la forza. Allora, però attenzione, questo è lo schema che spero riusciate a vedere, no, come appare nei preparati realmente. Quindi di un aggancio alla membrana, filamenti di attina, alfa-attinina, filamenti intermedi che ovviamente sono fondamentali per mantenere la struttura, no, solida, e quindi filamenti di attina agganciati all'alfa-attinina e molecole di miosina. In questa conformazione, no? Mille piedi antiparalleli che fanno correre i filamenti in direzioni opposte. E questo è il segreto della contrazione del muscolo liscio. Questo è quanto. D'accordo? E spero che questo sia molto chiaro. Questo schema forse ancora di più ve lo fa vedere. Chiaramente, e notate, in tutti questi schemi c'è sempre l'aggancio alla membrana. D'accordo? C'è sempre l'aggancio alla membrana plasmatica. Ok. E niente, boh, questa è la questione. Ok, quello che ci rimane, se volete così velocissimamente da discutere, è che cosa a questo punto regola questa contrazione. Nel caso del muscolo scheletrico, avevamo visto l'arrivo del calcio, troponina, tropomiosina, riuscivamo a spostare la tropomiosina. E ad avere questo legame con dei filamenti che però erano preassemblati. In questo caso invece andiamo a monte, noi dobbiamo regolare, cioè la contrazione del muscolo liscio viene regolata dalla contrazione, cioè dall'assemblaggio del filamento di attina. Ma questo assemblaggio abbiamo detto che è regolato da chi? È regolato da questa myosin light chain kinase o chinasi della catena leggera della miosina. Si legge proprio al contrario per noi italiani rispetto all'inglese. Ok, quindi la catena della miosina normalmente è inattiva, può essere attivata da questo enzima. Quindi attenzione, siamo entrati in un altro ambito, mentre prima erano potenzializzazione. Quindi tutto molto veloce e regolazione immediata dell'interazione tra attina e miosina. In questo caso invece noi possiamo utilizzare delle vie metaboliche, quindi delle vie di trasduzione del segnale,
che attivano la chinasi della miosina, che l'attivano comunque la modulano. Ovviamente, attenzione, questa chinasi della miosina, quindi che attiva la miosina, avrà un antagonista. Questo in tutte le vie metaboliche, no? Noi accendiamo una via, però a un certo punto questa via deve anche potersi spegnere. E il fatto di poter, no? Quindi quanto è attiva la via è proprio dovuto, e quindi quanta contrazione otteniamo, cioè quanto fortemente viene contratto questo muscolo, dipende proprio dall'equilibrio tra la chinasi che attiva la catena leggera della miosina e la fosfatasi che invece taglia, no? Cioè la chinasi aggancia questi fosfati e attiva la miosina e contemporaneamente in un'azione che sembra inutile, ma in realtà è proprio l'elemento dinamico, no? Che mantiene, che permette di regolare, no? La contrazione, il livello di contrazione, un enzima antagonista, una fosfatasi, elimina questo fosfato e inattiva la miosina. In questo ciclo, quindi nell'equilibrio tra la forma inattiva e la forma attiva, avremo il livello di contrazione della cellula. Ecco, però di nuovo, e quindi qui in realtà nessuna sorpresa, chi è che attiva questa chinasi della miosina? Ma guarda un po', diciamo, l'attore principale a livello intracellulare è il calcio, è sempre lui. Quindi abbiamo sempre in realtà ingresso di calcio grazie ad una molecola che si chiama calmodulina, che appunto percepisce, lega il calcio, quindi quando c'è il calcio questa calmodulina viene, lega questo calcio, interagisce con la myelin-like chain kinase, attivandola, e quindi in realtà in qualche modo l'ingresso di calcio anche in questo caso è responsabile dell'attivazione della catena leggera della miosina. In realtà però, attenzione, questa volta che cos'è che regola l'ingresso di calcio? Ci possono essere dei segnali nervosi, ci sono dei segnali nervosi, quindi la depolarizzazione della membrana, ci sono dei canali del calcio voltaggio dipendenti, quindi ci può essere, no, in realtà no, scusate, canali del calcio voltaggio dipendenti forse nel muscolo liscio no, comunque, però diciamo, ci possono essere dei neurotrasmettitori che attivano l'ingresso del calcio, ma non solo, non sono gli unici messaggeri che attivano queste vie. Ci possono essere anche, per esempio, degli ormoni, ci sono un sacco di altre molecole, d'accordo? Quindi qui siamo entrati in una regolazione più appunto di tipo metabolico, di tipo di vie di trasduzione intracellulare, non tanto metabolico, infatti. Di vie di traduzione del segnale intracellulare. Scusate un attimo, ma l'ATP c'è, poi quindi non è il calcio direttamente che attiva la myosin kinase, ma è l'aggancio fra calcio e calmodulina? Assolutamente sì, che poi però appunto è automatico, la calmodulina è lì, quindi quando c'è calcio, calmodulina, myosin chain like kinase, MCLK, anzi se volete, e via. Allora, però, attenzione, io qui ve le cito velocemente, però ci sono tutta una serie di vie metaboliche che convergono sull'attività, sul livello di attività della chinasi e della fosfatasi e regolano questo equilibrio, in qualche modo facendo sì che appunto il muscolo si contragga o si rilassi. No? A seconda, no? Se vince la chinasi, il muscolo tende a contrarsi, se è più attiva la fosfatasi, il muscolo tende a rilassarsi. E per esempio, ma giusto così per farvi un micro esempio, ma molto famoso, c'è una famosissima molecola della Pfizer, questo è la funzione della calmodulina, e la calmodulina lega il calcio e quando ha legato il calcio, passa in uno stato attivato, quindi cambiamento conformazionale, lega la chinasi della catena leggera della miosina attivandola. Quindi calcio, calmodulina, questi due interagiscono e la chinasi della catena leggera della miosina si attiva, iniziando a fosforilare e ad attivare, a risvegliare la catena leggera della miosina e quindi risvegliare la miosina. E quindi alla fine,
l'attivazione, calcio, attivazione di questa chinasi vuol dire contrazione, il muscolo inizia a contrarsi. Spegniamo la chinasi, attiviamo un'altra via di segnalazione, per esempio, appunto, tipicamente l'AMP ciclico è una via di segnalazione che inibisce questa chinasi, o anche invece parallelamente il CGMP, che è l'equivalente dell'AMP ciclico, sarebbe il GMP ciclico, anche lui invece, cioè, sempre stimola il rilassamento, ma inibendo la fosfatasi. E vabbè, se volete questo, anzi, non ve lo dico più, niente, andate a vedere, c'è un famoso farmaco che doveva servire come vasodilatatore e che si è scoperto aveva un interessante e ameno effetto collaterale. Questa vasodilatazione provocava degli effetti vasodilatatori più ameni, che però piacevano molto a chi ha provato questo farmaco. E questa differenza di contrazione non dipendente da impulsi elettrici che lo rende involontario? No, 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 attenzione, attenzione. Esiste un sistema nervoso involontario, esiste come? C'è un controllo nervoso, d'accordo, per appunto c'è una vasodilatazione che tu puoi avere, maschio, sì, mio caro Umberto, quando sei appunto in momenti felici della tua vita. Ma questo tipo di vasodilatazione è sotto il controllo nervoso, d'accordo? Ci sono delle stimolazioni, c'è un rilascio di acetilcolina nelle zone giuste che provocano questa vasodilatazione. E anzi, no? Quindi ci sono un sacco di nervi, la contrazione della pupilla, ci sono un sacco, ma anche la contrazione dell'utero. La contrazione dell'utero no, in effetti, scusate. La contrazione dell'utero tipicamente, no, è dovuta all'ossitocina, quindi effetti ormonali. Però ci possono essere dei segnali assolutamente da parte del sistema nervoso involontario che producono queste contrazioni. Ok, in effetti il muscolo liscio, ma questo anche per esempio la contrazione, le onde intestinali, no? La peristalsi intestinale, quella è sotto il controllo di una rete di neuroni, anzi sono tantissimi, qualcuno li ha contati, dice che sono più che nel cervello, che controllano appunto, che coordinano la contrazione di queste onde, di queste fasce muscolari intestinali, d'accordo? Ok, in effetti, e qui scusatemi, ma voglio andare velocissimo, mi sono accorto che mi sono allungato paurosamente, okay, mi sono proprio allungato tantissimo. Esistono, diciamo così, diversi modi attraverso cui il sistema nervoso può controllare la contrazione di queste cellule. Esistono i cosiddetti muscoli multiunitari. Vi dirò che forse questa è più anatomia, potremmo anche lasciare perdere. Ci sono i muscoli multiunitari in cui ogni cellula riceve una stimolazione nervosa, un po' come succede nel muscolo scheletrico, no? In cui ogni fibra muscolare riceveva una stimolazione nervosa da una fibra, quindi venivano così controllate singolarmente. Ci sono altri casi, in realtà abbastanza comuni, in cui invece il muscolo è invece si dice unitari viscerali, nel senso che ci sono degli assoni che possono rilasciare, però così, non in delle sinapsi, proprio più in degli spazi extracellulari, rilasciare il neurotrasmettitore, e il neurotrasmettitore viene poi recepito dalle cellule e le cellule si così come si dice, si contraggono, in questo caso indipendentemente. No, scusate, questo era quello del multiunitario. Mentre invece nei muscoli unitari, e per esempio quelli che abbiamo visto adesso, c'è questo rilascio di neurotrasmettitore e questo però attiva la massa di cellule tutte insieme. Per esempio, questi sono i muscoli che abbiamo appena visto e sono anche molto co più comuni, in cui abbiamo poi questo contatto con giunzioni gap, e la giunzione gap permette al segnale di contrazione di estendersi ampiamente. Ok, in realtà appunto questa cosa ve l'ho già detta, i meccanismi di controllo non sono solo di tipo nervoso, essendo che qui il segreto è attivare una chinasi,
e attivarla attraverso l'ingresso di calcio, ci sono tutta una serie di altri, non c'è appunto questo legame stretto con la depolarizzazione di membrana, ci sono tutta una serie di altre molecole segnale che possono intervenire in questo processo. Per esempio, appunto, il monossido di azoto che viene prodotto dall'epitelio, in realtà, nell'endotelio, nei vasi sanguigni, l'endotelio produce questo monossido d'azoto e questo può avere un effetto di rilassamento, però attraverso una serie di vie intracellulari su cui adesso non c'è bisogno che entriamo, no? Sì, che poi in realtà convergono sul calcio, quindi tutto è poi legato in realtà all'ingresso del calcio, però attraverso delle vie più complicate che non ci interessano adesso, d'accordo? Però a noi interessa appunto soprattutto ricordarci almeno che appunto questo tipo di contrazione è più lenta ed è regolata da vie di traduzione del segnale intracellulare. Voilà. Allora, questo è tutto. Dovrei fare i vasi sanguigni. Se volete facciamo 5 minuti di pausa. L'aggancio della membrana per la contrazione, quindi, è mediato sia direttamente da attina che da filamenti intermedi tramite desmina? Sì! Assolutamente sì. Ottimo, Matteo. Ok, quindi fatevene un'idea, però appunto il concetto è di far scorrere questi filamenti di attina non più in un modo simile a quello che avete già visto. Vedete che non vi ho raccontato qualcosa di molto diverso rispetto a quello che sapevate già. Però la differenza è che non siamo più solo appiccicati in questo piccolo straterellino perimembranale, ma siamo andati in profondità e quindi ci sono una serie di adattamenti che vengono. Insomma, che questa struttura diventata più spessa è a cui deve andare incontro. E essenzialmente si tratta appunto di questi corpi densi, ma potete bene immaginare come facilmente questo sistema di corpi densi, dove l'ho messo, l'immagine, abbia potuto evolversi in una struttura più ordinata, appunto specializzata nella velocità, che è quella del sarcomero. Infatti vi dirò. Così, per curiosità, mentre facciamo questa pausa di 5 minuti, il muscolo scheletrico, cioè l'organizzazione a sarcomeri, di questo schema, si è evoluta più volte nell'evoluzione. Quindi i sarcomeri sono comparsi indipendentemente a partire da questo stesso schema più volte, perché evidentemente non era così difficile convergere su quel tipo di organizzazione per ottenere la velocità. Ok, quindi è chiaro che il punto di perché il sarcomero è fatto così, perché questo era il punto di partenza. Va bene, ma appunto, dai ragazzi, 5 minuti di pausa, così interrompo, poi ricomincio e facciamo i vasi sanguigni.